Partire subito da Pierpaolo Sileri, Vice Ministro della Salute. Avete incominciato a parlare, a ipotizzare come convivere con il virus. Come potremmo immaginare di convivere nel corso del mese di aprile e nel mese di maggio, Sileri? Sicuramente dobbiamo incominciare a pensare a una fase post-coronavirus, nel senso post-acuzie, nel senso ora abbiamo avuto la violenza del virus in Italia, abbiamo visto che i dati lentamente migliorano, io auspicabilmente penso che vi sarà un notevole miglioramento anche nei prossimi giorni, lo vediamo anche dal numero dei posti in terapia intensiva. Sicuramente sarà necessario programmare una fuoriuscita progressiva e una ripresa delle attività, sempre compatibilmente al fatto che il virus può continuare a circolare fra noi, quindi la ripresa dovrà essere guidata, dovrà essere protetta, ad esempio con uso di mascherine laddove la distanza non è possibile per determinati lavoratori, indagini sierologiche per capire chi ha avuto il virus e chi no, un uso, diciamo, secondo me sempre più allargato dei tamponi per cercare chi è infetto e tutti i vicini. Ministro, si fermi un attimo qua, perché non riusciamo a catalogare e ufficializzare il rapporto che c'è con i tamponi veloci, quelli di cui abbiamo parlato adesso, quelli che testano il nostro sangue rapidamente? Questi che intende per le immunoglobuline? Sì. Beh, la ragione è, come diceva la dottoressa, che non sono tutti affidabili al 100% e soprattutto non ci danno al momento la quantità di immunoglobuline che tu hai prodotto. Io ho fatto il test per capire quante ne avevo, mi hanno detto sì, hai le IgG, non hai più le IgM, però non mi danno un numero e quindi io non so nel futuro come poter monitorarne la quantità. Quindi allora, è chiaro che vi è un limite purtroppo. Allora, abbiamo trovato 6 asintomatici totali ed era gente che andava a lavorare in aziende con tanti dipendenti, quindi stati prontamente molto isolati. Importante, molto utile questo test. Importantissimo, perché è l'unico Sileri. Modo che abbiamo noi qui nel nostro piccolo. Beh, Sileri, il fatto di aver trovato 6 positivi, attenzione, 6 positivi alle immunoglobuline, il che significa che potrebbero aver avuto la malattia in passato. Io, diciamo, penso che forse è opportuno invece fare i tamponi per trovare coloro che hanno la malattia in atto. Vede, se io faccio il prelievo oggi ho chiaramente la positività agli anticorpi. Certo. È però ben diverso poi sapere che ho. Si può immaginare che uno abbia prima questo test e poi magari rapidamente possa poi accedere al test, quello più di maggior qualità, quello che dice effettivamente se uno porta con sé l'infezione o meno? Potrebbe essere questo uno schema? Potrebbe essere uno schema per una popolazione a rischio, potrebbe essere uno schema per un focolaio in una zona che può essere contenuta. Però ripeto, la strada principale rimane il tampone, perché ti dà la positività e quindi la possibilità del virus trasmissibile. Certo. Diverso invece è un esame serologico. Andare un po' sullo sperimentale in questa fase, no? È giusto? È legittimo? Dobbiamo farlo? Per individuare il tipo di test sicuramente sì, il professore Crisanti ha detto bene, si stanno valutando quelli che la regione ha trovato come potenziali, come migliori che possono esserci, quindi li stanno testando e questa è la strada. Dopodiché bisognerà capire l'applicazione a livello clinico, cioè a chi andare a fare questi test, perché immagino che non siano test da fare su 60 milioni di italiani, ma dovranno essere fatti su delle popolazioni ristrette. Lei vuol dire qualcosa riguardo questa emergenza di gente a casa a cui, diciamo, anche a volte con manifesti sintomi non si riesce a portare la certezza della malattia e anche una certa cura? Beh, lei sa che mi sono battuto molto per far sì che più tamponi vengano fatti, vi è ora una circolare del Ministero che allarga ovviamente la platea di coloro che devono fare i tamponi, e continuerò a battermi affinché più tamponi vengano fatti, avranno un ruolo fondamentale nella ripresa. Certo. Avranno un ruolo fondamentale per individuare i focolai eventualmente futuri. Sicuramente dovremo convivere con il virus finché non vi sarà il vaccino, quindi sarà un insieme di
mascherina laddove non è possibile a distanza sociale e tecnologia per tracciare. Quando potremo andare in un ospedale con la certezza che appunto è tutto a posto, secondo lei? Secondo, vede, l'analisi che voi avete fatto è un aiuto prezioso per comprendere ciò che è accaduto e col senno del poi, diciamo, è sempre più semplice, ma l'analisi consente di prendere atto della situazione e far sì che gli errori, se vi sono stati, non si ripetano. Io credo che in questo momento gli ospedali sono vuoti, io i miei colleghi mi dicono non viene nessuno, nemmeno al pronto soccorso, come se non ci fossero più nemmeno gli appendiciti, voglio dire. Certo. Io credo che gli ospedali siano sicuri, anche perché tutta questa esperienza ha notevolmente alzato il livello di guardia. È chiaro che serve un monitoraggio attento e una presenza costante con rispetto dei protocolli. Il ministro degli esteri Di Maio lo vediamo spesso appunto quando riceve gli aiuti dal mondo internazionale, questi enormi aerei che scaricano mascherine da ogni parte del mondo. A che punto siamo con l'autonomia, diciamo, dei presidi medici sanitari, quelli che dobbiamo imparare a usare tutti quanti se vogliamo uscire da questa situazione? Nel servizio avete già accennato al fatto che l'Istituto Superiore di Sanità ha già dato l'ok a diverse ditte per la produzione. È chiaro che ora entrerà tutto quanto a regime, anzi l'arrivo del commissario Arcuri ha sicuramente velocizzato e migliorato tutto il processo. Serviranno sicuramente più mascherine anche per i mesi a venire, quindi andrà stimato il quantitativo, come certo. È stato detto prima, se dobbiamo girare con la mascherina tutti dovrà essere distribuita dallo Stato, a mio avviso, ovviamente con una numerosità tale che consenta la quotidianità. Sì.